Aiuto, aiutatemi! Dal sito www.radiosp30.xyz trovi i nostri programmi in podcast per essere sempre con te. Dal sito www.radiosp30.xyz trovi i nostri programmi in podcast per essere sempre con te. Ricky J Radio Show, Radio SP30, questo disco non poteva mancare, verrà suonato da tutti la sera di Halloween, anzi la notte di Halloween, che noi saremo a Merck il Celtic 31 House. Ottobre, Celtic House a Magenta, per intenderci, per chi non è mai stato vicino al Brico, ok? Brico si chiama, no. Sì. Obi, che ho sbagliato. Lobby, vicino a Lobby. Lì per di Magenta. Volevo farmi capire meglio, ma ci siamo. È un bellissimo locale dove se magna bene, se beve bene, ci sarà anche un menu speciale. Tematico, quindi prenotatevi, sì, andate sulla loro pagina Instagram, sul loro sito, Celtic House. E ci sarà Merck come ogni venerdì, in questo caso anche lunedì come Halloween. Apertura speciale. DJ set suo, ci sono poi... la voce, c'è Ale, siamo lì a festeggiare, a goderci la serata di festa. C'è tutta la crew. Bene, bene, quindi un abbraccio, un saluto e buon Halloween a tutto il Celtic House. Poi ve lo faremo live lunedì 31 per una notte da paura. Allora, la storia di Halloween. Siamo anche sul canale YouTube in questo momento, ok? Quindi ci vedono anche in questo frammento di puntata. La festa più pazza dell'anno è questa. Contrariamente a ciò che si crede, Halloween, che cade il 31 ottobre, non è una ricorrenza proveniente dall'America. Le origini sono europee, più precisamente celtiche. E noi dove siamo? Al Celtic House! Tutto collegato. Deriva dalla festa Samhain, che celebrava la fine dell'estate, ringraziando gli spiriti dei morti per il raccolto estivo. Solo nella metà dell'Ottocento è stata importata negli Stati Uniti, assumendo le connotazioni di festa laica. Il simbolo di Halloween, Jack-o'-lantern, una lanterna scavata in una zucca, che è tipo la maschera che abbiamo qui in studio, trick-or-treat, dolcetto o scherzetto. Dolcetto o scherzetto. È la formula usata dai bambini che girano di casa in casa per ricevere caramelle e dolci. In origine gli abitanti dei villaggi celti indossavano pelli di animali per travestirsi da spiriti, ottenendo in cambio cibo e vino. Quindi andavano lì e lo scambio, sì, con i, sì, contadini, un po' un baratto. Quindi sono storie baratto, veramente antiche, che arrivano dai Celti. Anche i cattolici la fecero diventare la celebrazione del raccolto. Poi diventò il giorno di ogni santi, o in inglese All Always Day. Cioè la vigilia di ogni santi, per intenderci. Ale, vediamo, dimmi. Leggi questa parte qui, l'ultimo pezzettino del racconto. Aia. Così abbiamo un'altra voce. Vai. Quel giorno i poveri si aggiravano per le strade chiedendo la torta dell'anima, un tipo di dolce alla frutta. In cambio avrebbero pregato per i morti. Bene. Grazie. Hai capito? Così i morti si svegliavano ha capito. Con il dolcettino, capito? Questa era un po' la storia, la leggenda di Halloween, ogni anno ve la ricordiamo. Però se voi avete qualche racconto di terrore, scrivetecelo su Instagram a @RickyJ_radioshow. Parti. Scrivetecelo, che noi ci piace sapere un po' di cosa avete paura. Tu di cosa hai paura, Ale? Degli ascensori. Certo. Gli ascensori? Lascia stare, quello dell'hotel di Riccione, tipo. No, ho buttato a sorridere, ma ho brutte esperienze. Allora, è una paura atavica, possiamo dirlo, paura anche quella dell'ascensore. Una volta io e te, vai, e tuo fratello, quando siamo andati a Verona in hotel, ti ricordi che si è bloccato per un pezzo? Sì, c'è stato mezzo un istante secondo, che ho fatto tipo mezzo secondo, sì, si è bloccato, fermo, e poi ripartito e mi stavo... Sì, sì, sotto. Quello, è logico. Siamo tornati... No, forse era di notte che stavamo tornati dal locale. Sì, siamo tornati dal locale per tornare alla camera. A dormire? A dormire, ovviamente. Si è bloccata era mezzo due, secondo. Era le 2, le 3. Fa paura, poi di notte. Sì, ci siamo, ciao, spaventati. Ci siamo spaventati. A me è capitato di precipitare, Marco lo sa già, l'ho raccontato, a Malpensa. Cioè, l'ascensore è precipitato nel vuoto, io ero sopra con un carrello pieno di birre, di roba del bar. Cioè, buongiorno. Lì veramente spaventoso. Qualcosa che avete paura? A me fanno paura i volatili, gli uccelli, le aquile, quelle cose. Sì, non fare la battuta. No, e poi, vabbè, ce n'è tante di cose che io ho detto, quelle più leggere. Poi ci sono le paure di avere paura. Cioè, quella è brutta, La paura di avere paura. Te, Merck, hai qualche fobia, qualche paura? Del domani. Del domani, bravo. Del domani. Del domani. Del domani. Del giorno certezza. Dopo.
Non è mai certo. Ma cioè... diciamolo, adesso c'è Ignazio, siamo a posto. Diciamo che ci mettiamo un bel dischettino e siamo a posto. Tra l'altro lo lancia lui il prossimo disco, Ignazio La Russa. Andiamo indietro nel tempo, è un pezzo degli anni 80, The Tramper, ed è Disco Inferno. Radio SP30, Podcast Radio. Radio. Quando vuoi, dove vuoi, Radio SP30 è sempre con te. Con te. Dal sito www.radiosp30.xyz trovi i nostri programmi in podcast per essere sempre con te.